coloro che capiscono di essere però. Guardate che se noi dopo il 26 novembre, quando sarà il voto, dobbiamo continuare a vivere, non è che finisce la storia. E se noi, noi non dobbiamo approfondire un solco, dobbiamo anzi essere noi con la responsabilità che abbiamo come primo partito e partito di governo di avviare un processo che comunque sia di rispetto. Perché dopo, il giorno dopo, bisogna continuare. Guardate, io ricordo una cosa, se mi permettete. Nella mia prima legislatura, prima che rinascesse, io avevo come compagno di banco un sindacalista della terra pugliese, che era una certa robustezza, e come dire, animato da spiriti belluini nei confronti del regime in particolare. E appena si alzava da come stiamo, lui urlava contro. Io cercavo di tenerlo, ma insomma, le forze non mi stanno. E il segretario d'aula del gruppo, dopo trovo vicino e disse: guarda, che tu con quelle lì domani ci devi parlare. Perché qui stiamo per parlare con chi non pensa come noi. E altrimenti abbiamo finito, chiudiamo il Parlamento. E quindi oggi, quando si chiude l'aula, vai da quello e non ti avviare un caffè. Chiaro? Lui lo fece. Perché era una forma di educazione politica. E noi dobbiamo tener conto di questo, noi qui con gli amici, i compagni delle notte, no? Guardate, sono un pezzo d'Italia. E mica perché hanno opinioni diverse da noi, ci mancherebbe altro. E quindi il tipo di atteggiamento che dobbiamo avere è un atteggiamento così, chiediamo, fermo, ma rispetto lo tenendo presente, ripeto, che dopo bisogna costruire. Sulla questione dei titoli che diceva, ma così, l'argomento, come dire, è un po' economico, però non è sbagliato, ma nel stesso senso, che se un paese è credibile ha fiducia. Guardate, c'è un punto di fondo, società e mercati si reggono sulla fiducia, Stato e poteri pubblici si reggono e ne sono sospetti. È sbagliato che così. Quando riusciremo a fare in modo che anche lo Stato e i poteri pubblici si reggano sulla fiducia nei confronti dei cittadini, altro che identificazione e semplificazione. E non che passa, è un mutamento culturale, insomma, che ci vuole da questo punto di vista. E allora, certamente, se tu riformi il sistema e dimostri che la maggioranza del paese è con te, certamente questo aumenta la credibilità. E quindi aumenta la tranquillità degli altri per confronto. Da questo punto di vista, l'obiezione non era sbagliata. Alle spalle un ragionamento un pochino più profondo rispetto a quello che ha fatto in funzione della banca, ma la sostanza è la stessa. Vezio, praticamente se non ho capito male, dove sei? Vezio, tu dicevi, se non ho capito male, correggimi se sbaglio, che già oggi sono soggetti esterni che influenzano le decisioni, questo che dicevi, John Zack, eccetera. E guarda, noi vogliamo evitare proprio questo. Vogliamo fare riforma per evitare questo. La cosa che mi sono permesso di dire, per esempio scherzoso, della cioccolata, è proprio questo. Evitiamo che siano altri a decidere. Perché se non facciamo riforme il sistema si impalla, resta impallato e la preoccupazione che tu hai, giusta, rischia di moltiplicarsi ed esplodere. Perciò bisogna cambiare. Perché è nel sistema politico paralizzato che qui vengono i poteri di fatto e vengono e cercano di condizionare. Questo è il mio punto di vista. Il Claudio, e Claudio guarda che la... Dove sta Claudio? Il problema qual è? Il problema è che i mezzi di comunicazione di carta o televisivi hanno una competizione spietata con i social e devono spettacolarizzare per acquisire i lettori. E allora Repubblica è stata il primo giornale che ha creato questo modo di informare, cioè la politica come guerra permanente. No? Quello bacchetta tizio, bacchetta caglio, nella migliore ipotesi, quindi vabbè, adesso non si usa più. Tenete presente che la politica e il giornalismo hanno sdoganato gli insulti più volgari. Perché? Perché non bastava più parlare di guerra, di conflitto, bisognava tirare fuori. Poi quella roba c'era la parola con tre puntini, poi sono arrivati i puntini, poi sono venuti il titolo. Perché? Perché c'è il tema della spettacolarizzazione. Devi necessariamente spettacolarizzare per acquisire i lettori. Perché i messaggi di social sono al 90% di tipo umorale spettacolare, no? L'insulto violento, qualcosa, eccetera.
Mi è capitato, come qualcuno di voi sa, sono stato poco bene, mi è capitato di guardare un sito che raccolto di altri commenti e il primo diceva un mafioso di meno, l'altro un ladro di meno, inteso io. La cosa che studiamo, la logica è questa, la logica dei social è questa. E capite che per la carta stampata tenere dietro questo è impossibile. E quindi c'è questo processo che giustamente accennavi di spettacolarizzazione. Naturalmente sta anche a chi si lascia spettacolarizzare, no? A chi entra in gioco, ritenendo che questo giova. O magari chi per fare una battuta in un talk show televisivo dice una sciocchezza, ma perché quella battuta colpisce e ti sembra intelligente. Ecco, il problema credo che dobbiamo porre in campo è che noi dobbiamo parlare seriamente e onestamente di questa riforma, dei valori e delle regole, dei valori e delle regole, degli uni e degli altri, non solo dei valori, non solo delle regole, degli uni e degli altri. E guardate che se poi si tiene questo campo, si tiene questo terreno, è inevitabile che anche il tipo di conflitto si abbassi e si arriva in meglio. Perché se uno insulta e tu non rispondi, ma pare di me, è chiaro che l'altro fuori gioco. Sei tu che mi hai tirato fuori gioco, non so se è chiaro. E credo che questo sia un metodo, perché poi è un sistema, è una regola della comunicazione, non cadere mai nella logica che ha creato il tuo avversario. Devi avere una tua linea e una tua logica da perseguire costantemente, questo è la tua risposta. Se altrimenti è la tua risposta, non c'è mai presenza, allora è il discorso è un altro, ma noi per fortuna ce l'abbiamo. Il problema Zelindo, dicevi il Senato, eccetera, e qui mi rilascio poi alle questioni che ha posto la compagna che ha parlato da lì, non so dove sia. Dunque lì era la riforma del centro-destra, tra altre cose che prevedeva, come ti ho detto prima, che il Presidente del Consiglio potesse sciogliere lui direttamente la Camera. Questo fu uno dei motivi di fondo del nostro no, oltre ad altre cose. Fu uno dei motivi di fondo assegnare al Presidente del Consiglio il potere di sciogliere la Camera, che era quella che gli dava la fiducia, era una cosa inconcepibile. Non solo, ma per il Senato, mentre questa riforma stabilisce una partecipazione dei consiglieri regionali al Senato, delle regioni attraverso i consiglieri regionali, perché le regioni perdono alcuni poteri, ma ne guadagnano altri, nel senso che stando nel Senato le regioni partecipano alla grande legislazione nazionale e al controllo del governo. E sono cose da poco, naturalmente, no? La riforma del centrodestra stabiliva che potevano essere eletti al Senato tutti coloro che avessero svolto un ruolo rappresentativo nella regione, cioè tutti i senatori in carica. Chiaro? Quindi non cambiava nulla. Si sarebbero presentati, se si sarebbero usciti, e quindi le regioni erano tenute fuori. Erano due degli argomenti per i quali, ma l'argomento di fondo democratico è il primo che ho detto. Poi, se tu mi puoi dare il tuo indirizzo email, ti posso mandare, se mi permetti, l'elenco delle differenze di fondo che ci sono tra la riforma del centro-destra e questo. Credo che possa servire. Sì, sì, se mi dai l'indirizzo. Ora, detto questo, sulla questione che tu hai posto un'altra questione molto importante. La maggioranza eletta con l'italico, che credo che cambi, facciamo che sia questo, può eleggersi da solo Presidente della Repubblica, giudici costituzionali, eccetera. Ecco, se mi seguite per cortesia con un po' di pazienza, perché sono numeri, cerco di dimostrare che non è vero. Allora, i dati sono questi. Per eleggere il Presidente della Repubblica e i componenti del CSM è prescritta almeno la maggioranza dei tre quinti. Per eleggere i giudici costituzionali sempre il 60% dei componenti. Per la revisione del costituzionale senza il referendum i due terzi, 66%. L'italico assicura il 54%. Quindi chi vince con l'italico non ha i voti sufficienti per eleggere solo nessuno. Anche questo, se mi permetti, ti mando lo schermo in modo che tu possa verificare quello che sto dicendo. Basta leggere. Non ti chiedo di credermi sulla parola, però ti assicuro che non è bugia, però so.
l'elezione dei giudici costituzionali da parte anche del Senato è lo stesso, perché il PD, che è quello che il maggior numero avrà sulla base dei dati di maggior numero di senatori, non gli avrà il numero sufficiente per i due terzi. Quindi comunque questa non è questa. Sai qual è il punto? Un punto di verità, quello che tu giustamente critichi, è questo, che dopo la settima volta vale la percentuale dei presenti. Quindi allora si dice, ma se tutti escono e resta solo il PD, il PD è adesso, perché scusate. No, ricordate che sono allora, permettetemi una cosa, le norme elettorali delle alte cariche devono avere un punto di chiusura, se no e si va nella delegittimazione delle istituzioni, si va nella, il punto di chiusura è questo. L'altro punto che io avrei preferito, devo dire, era il ballottaggio delle due. Dopo la quarta votazione si disse no, perché questo caratterizzerebbe troppo come espressione di una parte politica il Presidente della Repubblica, è un'obiezione che ho accolto naturalmente, ho accettato, però questa è la norma di chiusura, perché siamo, abbiamo alle spalle, primo la vicenda che ci ha portato poi alla rielezione di Napolitano, secondo sull'elezione di Mattarella si è rotto il rapporto con la sua riforma costituzionale, quindi il problema di una norma di chiusura è necessario. In queste elezioni di grandi soggetti. Altrimenti, guardate, se noi poi facciamo anche questo conto a sé, sulla scena internazionale, che il Parlamento sia lì un mese e mezzo a votare per le elezioni di Tizio di Caio, non è un risultato. Quindi, devo dire, io avrei preferito un'altra soluzione, ma questa soluzione è una soluzione di chiusura, che assicura che comunque a un certo punto il Presidente. Fa anche muovere gli altri. Sì, certo, a quel punto si muovono anche gli altri, certo, che sono così. Quindi ecco, quella preoccupazione, se mi permetti, non c'è. Ma anche su questo io ti mando una tabella e tu puoi criticare personalmente. Ecco, io dico questo, che né è esatto, se mi permetti, dire che c'è una concentrazione di potere sul Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, e questa è una cosa che io condivido meno, ha meno potere rispetto ad oggi. E spiego perché. Non può mettere la fiducia al Senato, perché il Senato non dà la fiducia. E non può mai mettere la fiducia al Senato. Non può più usare i decreti legge come adesso. Ed è il secondo dato. Terzo, un organismo che controlla politiche pubbliche, pubblica amministrazione, attuazione delle leggi, attuazione dei diritti europei sui territori, cosa che oggi nessuno fa. Non sono toccati i poteri di Corte Costituzionale, Magistratura, Presidente della Repubblica, i tre organi, come dire, di controllo. E francamente qualcuno mi deve dire a che cosa pensa quando dice che il Presidente del Consiglio acquisisce lo stato potere. Guarda che neanche il documento dei 56 presidenti, ex presidenti della Corte Costituzionale, Zagrebeschi, Pitta, eccetera, hanno un pezzo. L'avrei visto, comunque non l'avevo visto, si può vedere su internet, dove dice noi non siamo tra quelli che ritengono che sia la sua autorità, perché sono persone comunque sagge e responsabili, non possono avere sciocchezze, no? Quindi questo argomento non c'è. A mio avviso, l'ho detto, occorreva rafforzare ancora di più il ruolo del Presidente del Consiglio, perché guardate, io sono potere e responsabilità, potere e controllo e responsabilità. Meno potere e meno responsabilità non funziona. Ciò che caratterizza la democrazia è la responsabilità del potere, non l'assenza del potere. Non l'assenza del potere. Perché noi abbiamo, dal punto di vista culturale, come dire, un retropensiero che è di origine cattolica e di origine marxista, che il potere degli altri è sempre un male, degli altri. È sempre un male. Mi è capitata, c'è una rivista che cura Magistratura Democratica, la componente che si qualifica di sinistra nella magistratura, che per la sua rivista ha chiesto un pezzo a me, un pezzo a Valerio Vita sulle ragioni del sì e della ragione del no. Ho letto gli altri pezzi, c'è un pezzo di una bravissima filosofa
Cagliari, Teschi è il potere con la P maiuscola. E mi ricordo di San Botto questa roba. Perché, guardate, il potere come la decisione sono necessarie alla democrazia. Il problema non è il potere, è che il potere dà controbilanciamenti e che ci sia il controllo e le responsabilità. Perché tu hai messo la democrazia decidente, che è una parola d'ordine che io seguì in Bosi quando facevamo la riforma del regolamento della Camera, che fu orientata alla decisione, che non basta la consultare. Poi, guardate, io trovo un punto delicato della vicenda politica italiana oggi, sapete qual è un Parlamento che si limita a rappresentare e che per decidere deve subire delle forzature. Che cosa sono i cartelli elevati? Sono un modo per risolvere il conflitto? No, sono un modo filosofico di rappresentare il conflitto, ma senza decidere. Gli atti spettacolari, uscita dall'aula, eccetera, che cosa sono? Io voglio dire da che parte sto del conflitto, ma non faccio nulla per risolvere. Guardate, questa è una cosa che è contraria alla logica del parlamentarismo. E la cosa che mi stupisce è che chi fa queste cose lo fa in nome del Parlamento. Ma il Parlamento sta lì per decidere. Che rappresentare basta la televisione, se non rappresenta bisogno del Parlamento. Il Parlamento vede il conflitto, ne esamina le componenti e cerca la risoluzione del conflitto. Tu, per un verso, costringi chi deve decidere a seguire vie tortuose o comunque francamente umilianti per il Parlamento, tipo decreti legge, ma se mette una fiducia, ma non fai nulla per evitare che questo accada. Ma Calderoni che fa l'algoritmo per 4 milioni di emendamenti, ma aiuta il Parlamento, scusate. Non si poteva neanche stampare. Perché avrebbe non so quanti fece il calcolo, non so quanti chilometri di corridoio avrebbe preso e nessuno le prenderebbe, no? Allora, io vedo che c'è un punto delicato nella vicenda italiana. C'è una parte della rappresentanza politica che gioca contro la decisione della rappresentanza e che considera il suo essere opposizione come elemento di pura rappresentazione di un pezzo di società. E questo sapete quando accade? Quando un pezzo della politica non si pone il problema di dirigere la società, ma si pone il problema che cosa pensa la società, io faccio quello che penso. Ma si parla di classi dirigenti, non di classi dirette. Classi dirigenti. Di avere il coraggio anche di sfidare la impopolarità e di usare le parole giuste. Io, poiché sono un po' renziano per il secolo, vi ho spiegato, devo dire una cosa che non mi ha convinto delle argomentazioni che usa il Presidente del Consiglio. Lui dice il taglio delle poltrone. Se io potessi parlare al Presidente vuol dire guarda, non sono poltrone, sono la responsabilità per la quale si è condannato per secolo. Perché? Perché così sfidisci complessivamente tutto il Parlamento, tutta la rappresentanza, compreso te stesso. Non è che, questo è un punto delicato, bisogna che chi dirige deve usare le parole giuste. Guarda, la politica è pedagogia permanente, è pedagogia, è reciproca, ma permanente. Devi sempre pensare che tu sei un punto di riferimento per chi ti sta ascoltando e le cose che tu dici entrano nella testa, nel linguaggio, nelle cose, eccetera. E allora, può capitare. Però ecco, voglio dire, la classe dirigente deve occuparsi di rappresentare nel modo giusto, di risolvere e di porsi il problema di orientare, In inglese c'è la sua definizione, è la parola class, è la classe che deve la classe in Italia, la classe dirigente, la classe che si può incontrare, dirige. E guardate, il sondaggio è importante, ma il sondaggio non ti dice la volontà, ti dice lo stato d'animo. Di quel momento, non di lì a X. E io capisco che è utile, per carità, però ancora una volta tu
non puoi giocare il tuo ruolo inseguendo quello che vuole il sondaggio. Devi stabilire tu se hai un tuo obiettivo, una tua volontà, e avere il coraggio di spiegarlo e di dirlo anche quando ti devi dire il fisico, perché fa parte della tua vita. Non ci sono. E infine devo dire che è importante, vedete, tenere presente insieme tutte quelle, certo non si può parlare di tutto questo, però bisogna avere in testa questo processo, no? Un sistema che non funziona come quello attuale sostanzialmente ha costretto il decisore a usare vie abusive sostanzialmente, ma necessarie per decidere. Ha staccato ulteriormente politiche e società. E ha messo in campo soggetti, in genere finanza, che gira nel mondo, che tenta di condizionare fortemente le decisioni dei partiti che sono porti dei paesi che sono politicamente più deboli. Ecco, io credo da questo punto di vista, guardate, questa è una grande scelta. Non è una scelta banale, non è una scelta qualsiasi. Se ci siamo emozionati per le trivelle, dobbiamo emozionarci un po' di più per l'ordinamento dei contenuti. Va bene. E dobbiamo mettere al campo il dato di valore. Io prima mi sono permesso di parlare della dignità, della credibilità del paese, di un sistema che sappia decidere meglio e controlli meglio il decisore. E credo che queste siano le cose da mettere in campo. E poi, guardate, non abbiamo bisogno di spettatori, abbiamo bisogno di giocatori. I sistemi autoritari vogliono che i cittadini siano spettatori plaudenti o del comune. Le democrazie esigono cittadini partecipi. La democrazia non si regge soltanto sui governi, i parlamenti e così via. Si regge con sui cittadini. Se i cittadini se ne vanno, la democrazia non c'è più. E, passate in espressione, diventa una pura tecnica di governo, senza valori. E qualcuno, pensando che la democrazia fosse pure tecnica del governo, ha pensato di esportarla con i disastri che ha combinato. E dice, io ricordo, allora tenevo un corso alla New York University, e c'era Condoleezza Rice che quel giorno aveva fatto un'intervista, non ricordo su quale giornale, in cui diceva, ma certo, accadrà in Iraq, in Afghanistan, quello che succede in Germania e in Italia. Buttata giù la dittatura, verrà la democrazia. Quindi discutiamo da mille anni di democrazia. E quello no. Da Hobbes in poi si discute di questi temi. Il rapporto tra popolo e sovrano. E noi abbiamo la storia dietro di queste idee, di queste cose, eccetera. E quindi, come dire, la democrazia non è una tecnica elettorale di fiducia, sfiducia a chi governa. Anche la Russia è una democrazia per questo. Il fatto che ammazzino un po' di giornalisti contrario a Putin, non c'entra. Con questa, con le parole che non c'entra. La democrazia è soprattutto un assetto di valori e poi un meccanismo di regole. Ma prima un assetto di valori e poi un meccanismo di regole. E l'assetto di valori è fondamentale. Il fatto che ci siano più soggetti politici, che abbiano le stesse chance, che si possa cambiare il governo attraverso libere elezioni, che ci sia libertà di stampa, libertà di informazione, la libertà di insegnamento, sono grandi cose della democrazia. Questa è la democrazia. E poi c'è l'elezione, eccetera. Ma in tanti paesi anche Roma ha eletto e c'è un Parlamento. Però io sto attento a considerarla la democrazia. Vabbè. Quindi ecco, teniamo presente questo, che noi dobbiamo parlare, essere attori di un processo democratico che è questo, che è consapevole di quanto pesano i cittadini per la forza della democrazia. E più i cittadini, meno i cittadini pesano, più la democrazia è debole. Ma non solo perché la sovranità appartiene al popolo, ma perché il meccanismo di interazione società politica che è proprio la democrazia, e il meccanismo di schiacciamento della politica sulla società che è tipico dei sistemi autoritari. Poi si può votare, ma votare anche in Cina e votano.
caso. Quindi il problema dei valori del pluralismo, della libertà di informazione, sono dati fondamentali. Ecco, perciò voglio dire, molti di noi girano, gireranno e così via, però c'è bisogno che ciascuno di noi, scusi, che ciascuno di voi sia parte attiva, non è che tutti sono per me, ma siate riparati ad informarsi innanzitutto. Un cittadino capace di convincere che segue l'etica della persuasione, non l'etica dello schieramento, è prima di tutto informato. Un cittadino informato. Il cittadino che parla con gli altri. Guardate, c'è più del 35% degli italiani che hanno ancora deciso che sa e ritiene di non essere informato. È importante discutere, parlare, convincere, far vedere, sono cose molto importanti. Ecco, più saranno i cittadini, quindi non va delegato esclusivamente alla politica, non svolge un compito ulteriore, ma sono i singoli cittadini anche che devono dare. Sentendosi partecipe di una scelta, che è una scelta che attiene alle radici del quello che succederà nei prossimi 10 anni dipende da quello che faremo fino a novembre. 10 anni sono poco, forse un po' di più. Ecco, quindi io termino ringraziandovi per l'attenzione e la pazienza che avete avuto, così ringraziando chi ha organizzato questo incontro, ringraziando chi ha scelto per il nome, per lo stesso sentire, che ci faccia piacere che queste cose accadano. Ma se poi qualcuno non fa le assemblee e ci invita ad andare, siamo contenti, insomma. Che ci sia uno scambio che aiuti lo scioglimento, come dire, il rispetto reciproco. Poi dipende, non è che bisogna necessariamente convincersi a cambiare idea, perché se si fa bene, ma non è questo il punto. Il punto è mettere le basi di un paese che sia più civile e più rispettoso dell'altro, dopo un momento. Perché così il paese sarà più forte. Altrimenti chiunque vinca rischiamo di dover poi rimettere insieme i coach, e questo sta soltanto nelle nostre mani.